La pioggia è mancata negli ultimi mesi e il grande fiume ne risente. Non siamo ancora in emergenza, ma l'autorità di bacino distrettuale del fiume Po comincia a parlare di crisi idrica. Luca Ponzi. I canali tagliano in due la campagna come vene che irrorano la terra. La vita arriva da qui, dall'acqua, eppure l'uomo, nella sua gretta avidità, non ha ancora imparato a risparmiarla, a considerarla preziosa, ed ogni estate ci si trova alle prese con il rischio siccità. Il Po è il termometro della sete del nostro paese, la situazione non è ancora d'emergenza vera e propria, si parla di criticità media. C'è una diminuzione della portata che si attesta tra il 30 e il 40%. Quindi noi abbiamo indicato nell'osservatorio delle crisi idriche una tendenza di criticità media con precipitazioni. Ad aiutare in questo periodo la tanta neve accumulata sulle Alpi, che le temperature di 2-3 gradi superiori alla media stanno sciogliendo in fretta. Il troppo caldo però ha già consumato le riserve dell'Appennino, gli affluenti della sponda emiliana sono in magra. Tra 2 settimane l'osservatorio di crisi tornerà a riunirsi per valutare l'apporto delle piogge previste dal weekend. È così da millenni. Il fiume si è sempre accordato con il cielo. È stato l'uomo, manipolando il creato, a metterlo in pericolo.